diamo lode e gloria, Signore. La tua chiesa ti innalza come sovrano. Siamo qui davanti a te, Signore, per diventare come te. Veniamo proprio davanti a quel re dei re, colui che tutto può, per dirti: Signore, vogliamo davvero avere un impatto in questo mondo, per dare pregio a quel sacrificio, Signore. Vogliamo davvero essere cambiati e trasformati a tua immagine, e noi sappiamo che mentre ti adoriamo tu lo fai, Signore. Questa è la cosa meravigliosa, che mentre noi veniamo ai tuoi piedi tu ci trasformi, Padre. Dacci occhi per vedere come vuoi tu. Vogliamo vedere la gente nel bisogno, vogliamo davvero poter vedere le necessità dei cuori, e vogliamo poter andare incontro a quelle necessità. Dacci orecchie per sentire la tua voce che ci dice come andare incontro a queste persone, come muoverci, cosa fare, Signore. Dacci una bocca solo per proclamare chi tu sei, la verità, senza mai contendere, senza mai entrare nelle trappole del nemico, ma solo per darti lode e gloria in ogni cosa. E Signore, in questo modo vogliamo una vita che ti glorifichi, una vita in cui tu possa splendere in pienezza, Signore. La tua chiesa lo desidera, la tua chiesa vuole essere sempre più santa, pulita, senza macchia, senza ruga, per essere davvero pronta per te, Signore. Cambiaci quest'oggi, trasformaci ancora una volta la tua immagine. Mentre noi ti adoriamo, noi sappiamo che tu lo farai, tu ci insegnerai cose meravigliose, e della cosa meravigliosa è che tu insegni a ognuno di noi ciò di cui ha bisogno, perché tu sei il Dio del mondo, ma sei anche il Dio personale mio. So oggi che tu insegnerai a me personalmente ciò di cui io ho bisogno. Grazie, Padre. Vogliamo venire davanti a te con la potenza della fede, dicendo: noi sappiamo che oggi i nostri occhi cambieranno, le nostre orecchie cambieranno, la nostra bocca cambierà, e dalla nostra vita fluirai tu ancora di più. Amen. Sono qui.
abbiamo la bocca unta da te per testimoniare chi sei. Sì Signore, tu splenderai nella nostra vita. Grazie Signore, porteremo luce nella nostra città, porteremo luce intorno alle persone che ci circondano. Grazie che tutto è compiuto Signore, grazie che possiamo proclamare che quegli occhi, quelle orecchie, quella bocca ce li abbiamo Signore, ce li abbiamo perché tu ce li hai dati, perché tutto è compiuto, alleluia. Grazie Signore perché tu sei in trionfo. Noi possiamo dirti dammi occhi per vedere come vuoi tu e sappiamo in fede che ce li avremo. Dammi occhi per vedere come vuoi tu, dammi orecchie per sentir la voce tu, una bocca per testimoniare. Ti sia fatto secondo la tua fede, crediamolo. Per veder come vuoi tu, dammi orecchie per sentir la voce tu, una bocca per testimoniare chi sei, una vita in cui risplendi. Continuiamo ad adorare Gesù, teniamo i nostri occhi, concentriamoci su Gesù Cristo, adoriamolo, ringraziamolo, Lui è il centro, nessuno ha fatto quello che ha fatto Gesù per ognuno di noi, per me e per te questa mattina, perciò loda Lui, adora Gesù, ringrazia Cristo, alleluia.
concentrati su di Lui, Lui è il centro. Mentre i preposti distribuiscono il pane e il vino, leggerò un passo della parola. Gesù ha creato questo giorno, questa mattina, per ognuno di noi. Non importa la nostra condizione, Lui ha qualcosa da dirti. Lui è l'amore vero. Io non so se tu conosci la Bibbia, parola di Dio, ma tutto il messaggio della Bibbia si racchiude in un unico versetto: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Nell'Antico Testamento i profeti parlavano di Cristo, nel Nuovo Testamento è venuto Cristo, è già venuto nel mondo, è già morto per me e per te. Com'è il tuo cuore oggi verso Gesù? È riconoscente? Gli devi tutto a Gesù? Alleluia! Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Gesù un giorno disse: nessuno mi toglie la vita, io la do di mia volontà. Poteva non farlo, fratelli. Se siamo qua è perché Gesù ha voluto che tu fossi qua, perché Lui ha deciso di morire. Lui ha detto: nessuno me la prende la vita, sono io che la do di mia volontà. Abbiamo un sommo sacerdote che non possa non simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Simpatizzare vuol dire soffrire insieme a. Qual è il rapporto con le tue debolezze? Gesù soffre insieme a te perché sa che non le vuoi, però è venuto per liberarti, per perdonarti, per guarirti. Questo dice la parola. Possiamo accostarci con piena fiducia. Passiamo un altro qualche secondo accostati ai piedi di Gesù. Chiudiamo i nostri occhi. Non pensiamo a quello che è tanto questo pane e vino. Pensiamo a Cristo. Consideriamo la sua grazia, il suo amore. Se hai bisogno di essere soccorso questa mattina, c'è Gesù. C'è Gesù. Lui ti comprende meglio di chiunque altro, meglio di un fratello, meglio del pastore, meglio di chiunque altro. Gesù Cristo è il perfetto. Lui ha simpatizzato con te, stamattina simpatizza con te nelle tue debolezze, nelle tue cadute. Ti capisce, soffre con te, però ti dà anche la via d'uscita, ti dice: io sono qua e ti perdono e ti do la possibilità di non farlo più e ti do anche la forza di non farlo più. Alleluia, abbi piena fiducia in Cristo, accostati a Cristo, accostati al suo trono e chiedi perdono, chiedi perdono. Oggi è un giorno di ravvedimento per noi. Possiamo tornare a Gesù, trovare le braccia aperte, trovare le braccia aperte che ci dicono: vieni, io ti capisco, io ti conosco, io so cosa stai passando, ma ti do anche la soluzione, ti do anche la via d'uscita, ti do anche il perdono. Alleluia. Grazie Gesù, sei meraviglioso.
quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Grazie Gesù, perché il tuo corpo è stato fatto peccato per me, per tutti noi, per coloro che credono nel tuo corpo. Grazie Gesù perché sei morto e il peccato è morto con te. Noi oggi siamo liberi dal peccato. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Amen. Padre, ti ringraziamo per averci dato Gesù Cristo. Ti ringraziamo per aver stabilito Cristo come nostro Salvatore, come nostra salvezza. Questa mattina, se sei nuovo, non lo so, se metti fiducia nel sangue, nel corpo di Cristo, Dio ti dice che hai la salvezza dei tuoi peccati, hai la vita eterna, perché questa è la vita eterna. Tu hai detto, Padre, che conoscano Gesù Cristo, che conoscano Gesù Cristo. Grazie Gesù per questa mattina, per questo giorno nuovo che ci dai di pentimento e di riconoscenza profonda verso il tuo sacrificio. Ti adoriamo, ti benediciamo e ti ringraziamo con tutto il cuore. Amen. Amen. Grazie Signore Gesù. Grazie che ancora una volta ci hai rinnovato questo sacrificio, hai rinnovato quel gesto, Signore, e hai versato quel sangue su quella croce, Signore. Grazie per quel sangue che ci ha reso liberi, grazie per quel sangue che ci ha reso giusti, grazie per quel sangue che ci fa comprendere che Tu sei la nostra volontà, Signore. Tu sei ciò che noi vogliamo fare, Signore. Tu sei colui che ci ha scelti e ci ha redenti, Signore, attraverso il tuo sangue, Signore. Di nuovo che questo sangue, questa mattina, ci possa di nuovo ricoprire, Signore Gesù. Ci possa ricoprire affinché ciò che facciamo e ciò che diciamo sia per la tua volontà, Signore, sia per il tuo volere. Ti chiedo questa mattina di benedire il pastore, Signore, il pastore che porterà la parola, affinché davvero lui possa essere la tua bocca, Signore Gesù. Che il tuo sangue, questo sacrificio possa davvero riempirlo affinché lui porti ciò che tu vuoi, Signore. Ma ancora di più ti chiedo di benedire la Chiesa affinché la Chiesa apra il cuore alle tue parole, Signore. Perché non importa l'unzione se i cuori sono chiusi, Signore. Quindi ti chiedo davvero di aprire i cuori questa mattina, Signore, a quella che è la tua parola che cambia, la tua parola che trasforma, Signore. Ti chiedo davvero di essere con noi, di essere sopra di noi, di stendere la tua mano su ognuno di noi. Tu conosci tutti i desideri, tutti i problemi di questa comunità, Signore, di ogni singola persona, ma tu sei lì che appoggi la tua mano ancora stamattina, Signore. Appoggi la tua mano sulle nostre spalle e ci dici: avanti, avanti, perché io sono i tuoi occhi, io sono la tua bocca, Signore. E quindi davvero ti lodo e ti ringrazio e ti chiedo ancora una benedizione particolare per questa mattina. Amen. Torniamo a tenere i nostri occhi chiusi.
Il Signore è qui con noi, lo sappiamo per fede. Egli è ovunque, ci sono dei suoi figli, perché è dentro di noi. Noi vogliamo andare avanti, Signore Gesù, secondo la tua volontà, Signore Gesù. Vogliamo fare quello che tu hai detto prima, quello che ti abbiamo detto prima nel canto. Vogliamo vedere come tu vedi, parlare come tu parli e vivere come tu vuoi che viviamo, Signore Gesù. Sappiamo che il nemico non è fermo, Signore, ci attacca. Perché più siamo con te, più abbiamo degli attacchi, Signore, ma il carro sul quale noi siamo è il carro tuo, Signore. E nessuno potrà toglierci da quel carro, che è il carro del vincitore, Signore Gesù. Tu guidi quel carro, Signore Gesù, e nessuna arma fabbricata contro noi potrà prosperare, perché tu sei con noi, Signore Gesù. Ti voglio ringraziare per le parole che mi hai dato questa mattina, per l'inizio che vengono da Lamentazione. Dici, ed è per tutta la noi, per tutti noi della comunità, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Sì, Signore, noi ti cerchiamo con tutto il nostro cuore, ti cerchiamo col nostro spirito, ci cerchiamo con la nostra persona, Signore Gesù. E ti vogliamo ancora dire, Signore Gesù, grazie per le tue compassioni che si rinnovano ogni mattina che ci alziamo. Ci sono le tue compassioni che ci aspettano, non importa quello che il nemico prepara contro di noi, ci sono le tue compassioni, Signore, e noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. Grande, grande la tua fedeltà, non viene da un sentimento ma viene da una verità. La verità della tua parola, Signore, siamo più che vincitori, noi siamo dei conquistatori, non siamo dei perdenti, perché Cristo dentro di noi è il conquistatore, è il vincitore. Vogliamo ancora una volta, Signore, dirti grazie per le tue compassioni che si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà verso ognuno di noi. Cantiamo, Signore Gesù, ti vogliamo cantare. Grande è la tua fedeltà, Signore Gesù. Grazie, Signore, alleluia, Signore. Grande è la tua fedeltà, Gesù, tu sei. Gesù, il mio Signore, grande è la tua fedeltà, Gesù, tu sei una realtà, Gesù, l'amico fedele, l'amore. Jesus.
Grazie, Signore, per la tua fedeltà, Signore. Noi sappiamo che tu premi la nostra fedeltà, Signore Gesù, e ne vediamo degli esempi tutti i giorni, Signore. Tu ami la nostra fede, perché è grande la tua fedeltà, Signore, e tu non menti mai, Signore. Grazie per la meraviglia che hai fatto e che farai per ognuno di noi, Signore Gesù. Ti chiedo, Signore Gesù, di mettere un tizzone ardente sulla mia bocca e sul mio cuore, Signore, affinché tutto ciò che verrà detto sia purificato da te, Signore Gesù, e sia guidato solo da te, Signore. Che non ci sia niente di quel povero uomo che io sono, ma che ci sia tanto di quel grande che, Signore, che tu sei, Signore Gesù. E ti chiedo, Signore, di purificare i cuori di coloro che ascolteranno. Metti un tizzone ardente sui cuori di coloro che ascolteranno, Signore. Che lo ascoltino con animo puro e che la parola possa portare frutto nel cuore di chi lo ascolterà, Signore. Grazie, Signore, perché questo lo farai. Te lo chiediamo con tutta la nostra fede, Signore. È grande la tua fedeltà, Signore. E tutto il popolo di Dio dice Amen. Possiamo sederci. Mi viene in mente una cosa ascoltando questa canzone, non l'ho mai detta, ma non è per dare gloria alla canzone, per l'amor di Dio. Ogni cosa che si fa sia fatta per il Signore, per dar gloria al Signore. Mi diceva Julius, il cantante che abbiamo ascoltato tante volte nei CD delle canzoni che abbiamo registrato in Africa e che ora sono in tante radio che il Signore ha dato a questa comunità, che la prima volta che lui cantò questa canzone nella comunità sua, che era una delle comunità più grandi di Kampala, dove anche ci va anche la moglie del presidente Museveni, la gente cadde tutta in terra e non riuscirono più a cantarla, perché tutti quanti il coro si mise a piangere, perché avevano scoperto, avevano sentito di nuovo che grande è la fedeltà del Signore in momenti difficili come loro solo hanno. Noi non abbiamo dei momenti difficilissimi, li abbiamo certo, ma non sono nulla paragonati a coloro che non hanno da mangiare, non hanno da dormire, non hanno le scarpe per andare in chiesa, non hanno l'autobus che li porta, la macchina che li porta, e viaggiano ore e ore per andare ad ascoltare la parola di Dio. Ecco cos'è la fedeltà del Signore. Il Signore non li abbandona mai. Io ho visto le stesse persone, ho visto una volta 9.000 vedove, 9.000 vedove nella città di Bujumbura in Burundi. Alcune di loro, Cecil portò un messaggio, avevano viaggiato tutta la notte a piedi per venire ad ascoltare la parola del Signore. Si erano messi il più bel vestito che avevano, il più bel fazzoletto che avevano. E prima di andare via, quando Cecil finì il suo messaggio di speranza, alcune vennero e dissero: non abbiamo nulla, ma oggi siamo le persone più felici del mondo, perché abbiamo ascoltato la parola di Dio. Ecco cosa fa il Signore con chi ha il cuore aperto. Chiedo al Signore che ognuno di noi oggi, ho chiesto al Signore di ungermi, di purificare la mia parola, di purificare la mia bocca, il mio cuore, la mia mente, affinché la parola di Dio possa veramente venire come una pioggia nel deserto, come una pioggia nel deserto. Tanti di noi stanno attraversando il deserto. Ognuno di noi ha qualche momento di deserto nella vita, però c'è sempre una pioggia che arriva al momento giusto ed è la parola di Dio. Quanti di noi lo stiamo attraversando? Nelle nostre famiglie, con i nostri figli, nel nostro lavoro, nella comunità, ovunque. Ma il Signore ha la pioggia che arriva in continuazione nel momento giusto, e questa pioggia fa rinascere la speranza, la gioia, la pace in ognuno di noi. Che così sia oggi. Chiedo al Signore che non ci sia disattenzione, che non pensiamo a nulla, perché la parola di oggi sicuramente cambierà la vita di qualcuno, come ha cambiato la mia. Perché il Signore è un Signore che è fedele e promette pace, gioia e serenità se i cuori sono aperti e l'accettano con purezza. Oggi parliamo, il Signore mi ha messo nel cuore di parlare di una cosa che piace a tutti noi, ma vedrete alla fine che forse è più difficile di quanto era nel Vecchio Testamento, ed è la grazia. Abbiamo parlato dell'obbedienza alcune settimane fa, ed abbiamo detto che l'obbedienza
è quella cosa che piace, che compiace il nostro Signore. Obbedire vuol dire cercare di fare tutto ciò che Lui ci chiede. Obbedire vuol dire rimanere in questa O perfetta affinché le benedizioni del Signore scendano su di noi, e l'obbedienza non permette al diavolo di mettere un piede nella nostra porta, perché l'obbedienza tiene chiuse le nostre porte e il nemico non può metterci il piede. Perché ricordiamoci che se permettiamo al nemico di mettere un piccolo piede nella porta della nostra vita, lui piano piano cercherà di aprirla. Dobbiamo essere obbedienti al Signore. Gesù fu il più obbediente di tutti e non faceva mai nulla senza chiedere prima al Padre. L'obbedienza è qualche cosa che ci preserva dal peccato, che ci preserva dal male, che ci preserva dall'ansia, perché l'obbedienza compiace il Signore, e mentre noi compiaciamo il Signore, Lui compiace noi con la sua grazia e la sua dolcezza. Ma l'obbedienza viene prima di qualsiasi cosa. La grazia viene dopo l'obbedienza, perché se noi obbediamo al Signore vuol dire che abbiamo Cristo dentro di noi, e avendo Cristo dentro di noi abbiamo la sua grazia. Ma se noi non obbediamo al Signore vuol dire che non lo conosciamo, non lo amiamo e non lo vogliamo seguire. Io chiedo al Signore prima di tutto per me, di obbedirgli sempre di più in ogni cosa che Lui mi comanda, piaccia o non piaccia. L'obbedienza compiace a Lui, non deve piacere a me, ma prima o poi la mia obbedienza darà il frutto anche nella mia vita, perché il Signore ama la nostra obbedienza. Stamattina comunque parliamo della grazia. Grazia è qualche cosa che è meravigliosa, perché è qualcosa di immeritato che ci è stato dato. Chiedo proprio al Signore che siate attenti a questa parola, perché è una parola che viene direttamente dal Signore, io di questo ne sono certo. Ma prima di definire cos'è la grazia, vediamo quale incitamento ci viene dalle Scritture, perché dobbiamo andare secondo le Scritture, non secondo le nostre idee. Lo dobbiamo eliminare, quando anche siamo qua, di eliminare le nostre idee, dobbiamo andare secondo le Scritture e dire solo ciò che il Signore ci dice, che è sempre bontà, gentilezza, amore verso ognuno di noi. Seconda Pietro 3,18 ci dice, e qui è importante la parola che io sottolineerò, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Salvatore Signore Gesù Cristo. Ma crescete nella grazia. Facciamo molta attenzione. Non ci viene detto di crescere verso la grazia, ma all'interno della grazia. I figli di Israele vagarono nel deserto e sono un'illustrazione perfetta di questi due modi di crescere. Viaggiarono verso la terra promessa per 40 anni e alla fine non erano più vicini alla terra promessa di quanto fossero all'inizio. Avevano viaggiato verso la terra. Tutto il loro vagare, il loro combattere non aveva dato loro il possesso di un solo centimetro della terra promessa. Per poter avere il possesso della terra promessa bisognava esserci prima di tutto dentro, non andare verso, ma soprattutto per avere il possesso bisogna esserci dentro. Allo stesso modo per noi, per crescere nella grazia dobbiamo essere piantati nella grazia. Una volta che gli israeliti furono nella terra promessa, una volta che furono dentro la terra promessa, la loro conquista fu rapidissima. Così la grazia è un terreno molto fertile e le piante che crescono in essa sono piante che spontaneamente crescono. Sono curate, quando noi siamo nella grazia, le piante crescono spontaneamente, perché noi che siamo nella grazia, non verso la grazia, siamo curati da un agricoltore divino. Siamo curati da un agricoltore divino che si chiama Gesù. Siamo scaldati dal sole di giustizia e siamo innaffiati, come abbiamo cantato prima, dalla rugiada del cielo. Per agricoltore divino si cura di noi. Questa posizione nella grazia, se viviamo nella grazia, rimanendo nella grazia, è un dono immeritato, la grazia, che ci viene fatto quando diventiamo figli di Dio. È un dono immeritato
quando diventiamo figli di Dio, e se viviamo nella grazia siamo con un agricoltore divino che ci cura, ci pota, ci innaffia e ci dà tutto quanto quello di cui abbiamo bisogno. In quel momento ci accorgiamo di essere nella grazia sia l'opposto di crescere dipendendo da se stessi, dai propri sforzi e dal legalismo. Quando noi siamo nella grazia vogliamo vivere liberi nella grazia, liberi dai nostri sforzi, liberi dal legalismo e liberi dipendendo da noi stessi, perché dipendiamo da Cristo Gesù. Il Signore disse in Luca 12:27, ascoltate attentamente, fratelli, è importante questo messaggio, lo è stato per me. Questa settimana me l'ha dato il Signore. Il Signore dice in Luca 12:27, guardate i gigli del cielo, guardate i gigli come crescono. Non faticano, non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Vivere nella grazia significa non fare a nessun sforzo per crescere, ma mediante l'amore e la cura di Dio il credente cresce. Non dobbiamo compiere sforzi per crescere, dobbiamo solo rimanere in Gesù. L'unico sforzo che ci viene chiesto è quello di dimorare nella vite, di dimorare in Cristo. L'unico sforzo che ci viene chiesto per vivere nella grazia è quello di dimorare in Cristo, senza sforzo, di dimorare nella vite. L'agricoltore che si prende cura della vite, Cristo Gesù, l'agricoltore che si prende cura della vite, se noi dimoriamo nella vite, si prende cura anche di noi. Noi siamo i tralci. Verremo sicuramente potati per il nostro bene. Le potature non ci piacciono molte volte perché all'inizio ci fanno male, ma dobbiamo essere potati per portare del frutto. Il Signore lo dice. Verremo innaffiati per crescere. Verremo curati quando abbiamo delle ferite. E così porteremo frutto. Cos'è la grazia ancora? Ci sono tanti modi per descriverla, io vi dico quello che ho avuto io. La grazia è la capacità di vivere liberi dall'ingiustizia e dai desideri del mondo. La grazia ci fa vivere liberi dall'ingiustizia umana e dai desideri del mondo. La grazia è in effetti la capacità di vivere una vita obbediente. La presenza di concupiscenze carnali, la presenza di voglie, concupiscenze carnali, manifesta un cuore disobbediente. Non è che noi non possiamo avere dei traguardi, ci mancherebbe altro, ma quando sono carnali, in contrapposizione alla volontà di Dio, in contrapposizione al volere di Cristo, questo vuol dire che conduciamo una vita disobbediente. Perché il Signore ci dice quello che dobbiamo fare. E se noi invece conduciamo una vita disobbediente, vorremo le cose che il Signore non vuole. Vedete, con l'inganno del mondo, molti sono stati indotti a credere che l'ingresso nel regno di Dio sia garantito anche al cuore iniquo. Ma intanto poi, il Signore poi, botta sulla spalla. Signore è buono, ma intanto dai. Questa è una grandissima bugia. E questo è un grande errore, purtroppo, che tanti cosiddetti credenti, io non posso giudicare, pensano. Ma la parola di Dio è chiara. Sentite cosa dice Tito 2:11-12. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Questo lo dice la parola, non io. Tutte le altre credenze sono falsità. La grazia ci aiuta
La grazia ci aiuta. È la risposta di Dio alle nostre mancanze. È la salvezza, la grazia, mediante il suo dono di grazia. Un dono non si può guadagnare con i nostri sforzi. Non dobbiamo vivere sforzandoci per andare verso, ma dobbiamo vivere nella. Vivendo nella, viviamo solo se dimoriamo nella vite. Perché l'agricoltore divino ci curerà, ci poterà, ci innaffierà. Dobbiamo vivere nella grazia. È un dono di Dio. Dice Romani 4:4. Ora, qui è una verità importantissima. Qui è come quando se le dice in verità vi dico. Facciamo molta attenzione a quello che dice il Signore qui. E può darsi che tolga tante idee che abbiamo, non è importante, ma questa è la parola di Dio. Tolse anche la mia tanto tempo fa. Combattei anche. Ma poi mi inginocchiai alla verità di Cristo. Ora a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Cosa vuol dire questo? È terribile quello che sta dicendo. A chi opera, il salario non è messo in conto di grazia, ma come debito. Vuol dire che se noi operiamo cercando di meritare qualcosa dal Signore e non facendo quello che facciamo per dare gloria, il Signore ce lo metterà in conto di debito. Noi dobbiamo fare tutto per dare gloria al Signore, per compiacere il nostro Signore Gesù, e non per guadagnare, perché la grazia non si guadagna, la grazia è un dono e il dono non si guadagna. Noi dobbiamo operare per dare gloria a Dio, non per meritare o per avere, perché non avremo mai nulla. Io sono buono, perciò il Signore mi darà. Io ho fatto questo, perciò il Signore mi darà. Io ho dato la decima, perciò il Signore mi darà. Io ho fatto opere di carità, per il Signore mi darà. L'hai fatto per il Signore o per te? Romolo, l'hai fatto per il Signore o per te? Se io l'ho fatto per il Signore, mi verrà messo in conto di credito. Ma se l'ho fatto per compiacere a me stesso, per farmi vedere o per far vedere che sono bravo, mi verrà messo in conto di debito dal Signore. Perché se cerchiamo di guadagnare la grazia, cari fratelli, care sorelle, caro Romolo, se tu cerchi di guadagnarti la grazia, non vivrai a sufficienza per riceverla. È un dono e si riceve solo per fede in Cristo. Non vivremo a sufficienza per guadagnare la grazia, ma se noi afferriamo il dono di Cristo, viviamo nella grazia, vivendo nella vite, dimorando nella vite, accettando la cura del nostro agricoltore divino, che anche quando ci pota ci ama, perché vedete, la potatura non è fatta per farci del male, la potatura può far male, ma la potatura è fatta per amore, perché portiamo più frutto. Il Signore vuole che portiamo più frutto, ci pota, e noi dobbiamo dire: Signore, grazie, anche nei momenti di difficoltà della mia vita, nei momenti di amarezza, nel momento in cui, Signore Gesù, sono stato male. Grazie, Signore, anche per questo. Grazie per la tua potatura, Signore, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Cristo Gesù. L'idea di grazia, purtroppo, ancora una volta, e ve lo dico con tutta sincerità, l'ho sentito, è stata erroneamente associata anche in molte chiese e da molte credenti alla possibilità di avere una coperta che ci copre sempre vivendo fuori dall'obbedienza di Dio. La grazia è stata associata a una coperta che comunque ci copre sempre, anche se viviamo fuori dall'obbedienza delle leggi di Dio. Non è così. Non è così. Quante volte si sente dire: ma il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è diverso. È vero, il Nuovo Testamento non fa altro che essere insieme al Vecchio Testamento, ma se noi controlliamo un attimo alcune cose del Vecchio e del Nuovo Testamento, noi ci accorgiamo che le richieste del Nuovo Testamento sono superiori, più difficili fra virgolette, di quelle del Vecchio Testamento. Faccio due esempi. Nella legge, nel Vecchio Testamento,
fu detto di non uccidere, e solo se uccidevi venivi considerato un omicida. Nel Vecchio Testamento si dice non uccidere, e solo se tu uccidi sei considerato un omicida e venivi messo a morte. Cosa dice il Nuovo Testamento? Basta che tu dica raca, stupido, non vali niente a un tuo fratello, sei considerato un omicida. Basta che tu sparli del fratello, sei considerato un omicida. Questa richiesta del Nuovo Testamento è superiore a quella del Vecchio Testamento. C'è un altro esempio. Nel Vecchio Testamento si dice di non commettere adulterio. Nel Nuovo Testamento si dice che tu commetti adulterio solo se guardi la donna di un altro. Per cui le richieste del Nuovo Testamento sono superiori a quelle del Vecchio Testamento. Ecco perché questa coperta che noi vogliamo che ci copra in continuazione, che molti credono, la grazia, sono sotto la grazia, perciò posso poi anche fare qualche cosa, perché intanto il Signore, non è così. La coperta ci copre quando siamo dimoranti nella vita e siamo curati dal nostro Signore Gesù. E adesso ci facciamo una domanda, l'ho fatta a me e la faccio a voi, cari fratelli, care sorelle. Chi può soddisfare le richieste della grazia? Chi può soddisfare le richieste della grazia? C'è una sola parola: nessuno. Nessuno può soddisfare le richieste della grazia. Nella nostra carnalità, e siamo tutti carnali, io per primo, e il Signore mi perdoni per questo, e mi metto davanti alla sua grazia, con i nostri sforzi nessuno riuscirà mai a crescere nella grazia o a soddisfare le esigenze della grazia. Nella nostra carnalità, con i nostri sforzi, nessuno riuscirà mai a soddisfare le esigenze della grazia o crescere nella grazia. Ma abbiamo una cosa meravigliosa, fratelli e sorelle, che ci dà la possibilità di vivere nella grazia e non verso. Il nostro compito, quello che ci chiede il Signore, l'abbiamo già detto prima e lo ripeto, è quello di affidarci completamente con un atto della nostra volontà al nostro divino agricoltore. Vedete, cosa vuol dire un atto della nostra volontà? E qui vorrei fermarmi un attimo. L'atto della nostra volontà non è un... L'atto della nostra volontà non include il sentimento. L'atto della vostra volontà è dire: Signore, desidero che così sia. Poi se ci sarà anche il sentimento, meglio, ma non è necessario. L'atto della nostra volontà è un atto della nostra mente che dice: Signore, io voglio vivere nella grazia, non perché io mi sforzi, non perché sono bravo, perché io non valgo nulla, io non valgo nulla, io sono quello che vale meno di voi. Lo dico senza fare dello show, è così. Ma voglio crescere affidandomi a te, divino agricoltore. Voglio dimorare nella vite, voglio dimorare in te ogni giorno della mia vita, voglio dimorare in te quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, voglio dimorare in te ogni giorno, ogni momento della mia vita, Signore. Voglio crescere nella grazia col tuo aiuto. Potami, usami, plasmami, benedicimi, fai di me quello che vuoi, ma voglio vivere nella grazia. Ecco perché nessuno di noi potrà mai fare nulla se non si affida al divino agricoltore. C'è una promessa meravigliosa per l'uomo che confida nel Signore e nella sua grazia. Ascoltatela attentamente, perché questo dovrebbe darci quella gioia che ci fa sedere, dire: grazie Signore, dipende tutto da te. E se noi dipendiamo dal Signore,
e dimoriamo nel nostro divino agricoltore nella vita, ci dice: egli, noi, tu, sorella, fratello, io, egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Lasciamo tutto nelle mani dell'agricoltore, perché lui solo è capace di provvedere ad ogni cosa. Attenzione, lo dico a me, il nemico cercherà di venirci ad accusare ogni giorno, ogni mattina. Ecco perché le sue misericordie si rinnovano ogni mattina. Non, o ai. Il Signore invece ci dice: non ti preoccupare, perché siccome io sono dentro di te, sono più forte dell'accusatore. E quando vi arrivano delle accuse, quando ci arrivano delle accuse, prendiamo questo pacco, l'abbiamo detto un'altra volta, prendiamo questo pacco e rispediamolo al mittente. Satana, il nemico di cui dobbiamo parlare meno possibile, perché abbiamo un grande Dio e un piccolo nemico, ci difende in ogni momento. E quando siamo sotto la protezione del Signore, nessun'arma fabbricata contro di noi potrà prosperare. Quando siamo nella grazia, nessun'arma potrà prosperare. E se lo lasciamo operare a suo modo, non diciamo al Signore quello che deve fare. Diciamo: Signore, fai della mia vita ciò che vuoi. Fai di me tutto ciò che vuoi. Da stamattina alla sera, da quando mi sveglio, quando mi addormento, fai di me ciò che vuoi, Signore Gesù. Opera a tuo modo, Signore. Io mi metto completamente nelle tue mani. E lui porterà a compimento la sua opera. Mettiamoci ogni mattina che ci svegliamo nelle mani del Signore. Non c'è bisogno di fare grandi cose. Dice: Signore, mi metto nelle tue mani. Vieni con me a lavorare. Vieni con me a fare la spesa. Vieni con me in cucina. Parla tu per me. Fa che io parli come tu vuoi. Fa che io veda come tu vuoi. Fa che io dica quello che tu vuoi, Signore Gesù. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio, cari fratelli. Non ce la facciamo da soli. Ma lui può. Noi non possiamo, ma lui sì. E se ci mettiamo nelle sue mani, lui ci poterà e ci farà crescere e porterà avanti la sua opera perfetta. Vedete, quello che il Signore ha detto a me è questo: ci sono momenti difficili nella vita, ma il Signore ci dice questo: la vita nella grazia, nella, e noi siamo nella quando dimoriamo nella vite, la vita nella grazia è una vita di riposo. La vita della grazia è una vita di riposo che risponde spontaneamente all'amore di Cristo, alla sua cura amorevole, alla sua voce, ed è una vita condotta per fare con piacere e per dare gioia al nostro amato, che si chiama Cristo Gesù. La vita nella grazia è una vita di riposo. Risponde all'amore di Cristo, alla sua cura amorevole, e noi rimaniamo nella grazia, attaccati alla vite, col nostro agricoltore divino, anche in difficoltà, per compiacerlo e per dare gioia al nostro Signore Gesù, a colui che si occupa di noi, a colui che ci fa rimanere nella grazia, a colui che ci ama nonostante tutto, a colui che ha dato la sua vita per noi, che si chiama Gesù Cristo. Allora nella grazia diventeremo fiore e frutto, fiore e frutto, e contemplando la gloria del Signore verremo trasformati alla sua stessa immagine, di gloria in gloria, Corinzi 3,18. Nella grazia si dimora, e questo è il nostro compito,
Il Signore, abbiamo detto, l'agricoltore divino, coltiva, forma, pota e fa crescere. Noi dobbiamo solo dimorare. Non c'è tempo, se noi dimoriamo nel Signore Gesù, di guardare a noi stessi. Perché siamo tutti presi a guardare, a contemplare, a far gioire il nostro Signore Gesù. L'interesse nel proprio io diventa Dio. Sbiadisce sempre di più, e mentre noi prima pensiamo di essere il tutto, il mondo intero, ci accorgeremo che il nostro mondo intero si chiama solo Gesù e diventa il nostro tutto. Se viviamo nella grazia, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, poiché lo Spirito Santo vive in noi. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, perché lo Spirito Santo vive in noi. Se siamo ripieni di Spirito, e lo siamo quando la nostra vita è concentrata sul Signore, ce ne accorgiamo e non potremo fare a meno di crescere nonostante le difficoltà. Se siamo ripieni di Spirito, e lo siamo quando siamo concentrati sul Signore ed abbiamo Cristo dentro di noi, noi cresceremo senza accorgercene, perché la vita in Cristo è una vita di riposo. Se siamo nella grazia, cercheremo di essere il giglio e anche il giardiniere, non prendendo sulle spalle i pesi e le responsabilità che riguardano solo il Signore, ma rimarremo nella sua pace e saremo solo gigli. Non possiamo essere gigli e giardiniere. Lasciamo al giardiniere le sue responsabilità e noi facciamo i gigli che crescono in meravigliosa bellezza, perché la responsabilità di farci crescere è del Signore. Noi rimaniamo nella grazia e la responsabilità di far crescere è sua. Mi sono detto stamattina, caro Romolo, lo dico a voi, sii contento di tutto ciò che il Signore fa nella tua vita, anche se non lo comprendi. Sii contento di tutto ciò che il Signore fa nella tua vita, anche se non lo comprendi. Accetta le piccole cose di ogni giorno, accettalo come se fossero le cose più belle. Sii soddisfatto, caro Romolo, di tutto ciò che il Signore fa. Accetta anche le potature, perché così crescerai. Accettiamo tutto ciò che il Signore ci dà, tutto ciò che il nostro caro Signore ci porta ogni giorno, senza ansie. Non siamo ansiosi per nulla. Siamo nella grazia, cari fratelli. Siamo nel giardino del nostro agricoltore divino Gesù. E lì non c'è ansia. Accettiamo tutto ciò che il Signore ci dà, anche se non lo comprendiamo. Siamo stanchi? Quanti possono dire sì? Siamo sfiduciati? Tanti possono dire sì. Siamo tristi? Tante volte. Siamo depressi? Tante volte. Siamo oppressi? Tante volte. Siamo ammalati? Tante volte. Però siamo, nonostante tutto, nella grazia. Il nostro agricoltore divino si prenderà cura di noi, e il nostro agricoltore divino si prenderà cura di noi, sia che ci sia il sole, sia che piove, sia che ci sia il buio, che ci sia la luce, sia che ci sia la neve o il gelo. Il nostro agricoltore divino si prenderà cura di noi in ogni momento della nostra vita, non importa in quale situazione siamo. Il nostro agricoltore divino ci dice: rimani in me, rimani in me,
rimani nella vite, prenderai e berrai della mia linfa, ti rafforzerai con la mia linfa, ti rafforzerai con la mia parola, ti rafforzerai col mio amore, ti rafforzerai con la mia forza. Tu non avrai forza ma avrai la mia forza, tu non avrai pace ma avrai la mia pace, tu non avrai la gioia ma avrai la mia gioia, tu non avrai ma avrai tutto ciò che io ho. Questo è il nostro agricoltore divino e ci dice: rimani in me, rimani in me, non ti angustiare per nulla, non ti angustiare per nulla, rimani in me, io sono colui che ti pota, ti innaffia e ti dà il sole quando è il momento del bisogno. Dice, vedete, per grazia siamo stati salvati e dobbiamo far sì che i nostri fratelli possano comprendere che devono vivere nella grazia. Sentite cosa dice Isaia 40, 29, 31, lo leggo io. Dice il Signore, e qui una conferma della potenza del Signore, Egli, il nostro agricoltore divino, il nostro Gesù, il nostro potatore, colui che ci usa, che ci ama, colui che ci dice di riposare nella grazia, egli dà la forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questo è quello che ci dice il Signore in Isaia. Per far sì che noi possiamo vivere nella grazia, dobbiamo abbandonare le nostre forze. Dobbiamo dare tutto nelle mani del Signore, il quale ci farà vivere nella grazia usandoci. E nessuna accusa contro di noi potrà essere fatta, perché Cristo Gesù non è l'accusatore. L'accusatore dei fratelli è Satana. Cristo non ci accusa mai. Cristo ci ama, ci pota con rigore, ma ci ama. Stamattina abbiamo cantato, ho avuto conferma in quello che ho detto anche dalle canzoni di questa mattina, abbiamo proprio cantato: fa Signore che io veda con gli occhi come tu vedi. Fratelli e sorelle, quando guardiamo, lo abbiamo detto un'altra volta, quando ci guardiamo, ci abbracciamo, non guardiamo quello che noi siamo o quei miseri che noi siamo, perché nessuno di noi può dire io sono, solo Dio lo può dire. Ma vediamo Gesù nel viso dell'altro, amiamoci come Gesù ci ama, accogliamoci come Gesù ci ama, rispettiamoci come Gesù ci ama. Dobbiamo vedere Gesù nel fratello e nella sorella, e allora veramente l'amore, anche se non è meritato, perché noi non meritiamo nulla, l'amore nostro, anche se non è meritato, andrà verso gli altri, anche senza merito, perché noi tante volte lo riceviamo senza merito. Ma stamattina abbiamo cantato questa Dammi occhi, e con Miriam stamattina abbiamo letto una pagina di Michael Wells. Voi lo conoscete, è stato qui da noi, ora è col Signore, e l'abbiamo trovata importantissima proprio per questa canzone che abbiamo cantato. Perché per usare la grazia verso gli altri, la stessa grazia che il Signore usa verso di noi, noi dobbiamo vedere il fratello con gli occhiali col quale il Signore vede noi. Dobbiamo metterci gli occhiali del Signore quando guardiamo il fratello, perché il Signore ci vede con i suoi occhi, noi dobbiamo vedere il fratello con gli occhi del Signore. Parlava proprio di occhiali, occhiali personali, che dobbiamo tenere sempre a portata di mano nella parola. Quando abbiamo un paio di occhiali che non vede bene, perché magari abbiamo l'occhio debole, andiamo nella parola, immediatamente l'occhio diventerà più forte, perché la parola ci rafforza. Dice Michael Wells, questi occhiali
ci danno un'immagine distorta, gli occhiali del mondo nostri, perché sono il prodotto dei nostri fallimenti, dei nostri sensi di inferiorità, delle nostre esperienze passate. Sono fatti di motivazioni che noi percepiamo e che sono lontane dal vero, di ignoranza riguardo alla personalità del fratello, di pregiudizi che ci derivano da nostre passate esperienze personali, da aspettative che abbiamo che non vengono soddisfatte e da pretese che servono solo a soddisfare il nostro io. Io dal fratello voglio sempre ciò che piace a me, che soddisfa me. E i miei occhiali vedono distorto il fratello, perché vengono da ignoranza riguardo alla personalità del fratello, di pregiudizi e di motivazioni sbagliate. Ma Gesù non aveva tali occhiali quando veniva in contatto con gli altri. Sapeva ciò che c'era in tutti gli uomini, eppure dava la sua vita per loro. Che cosa vedeva che noi non vediamo? Qual è la verità sugli altri che ci sfugge? Che cos'è che ci fa giudicare piuttosto che deporre la nostra vita? Questo lo veniamo a sapere se esaminiamo non solo ciò che Gesù disse riguardo all'uomo, ma i suoi atteggiamenti, le sue azioni. Se noi usiamo gli stessi atteggiamenti riguardo alle persone, i nostri pensieri e i nostri giudizi rapidamente diventeranno un caos, perché vorremmo sempre compiacere a noi. Con coloro, questa è una frase chiave, con coloro con cui noi veniamo in contatto, cioè con coloro che noi incontriamo, dobbiamo liberare la vita di Cristo che è in noi. Dobbiamo smettere di rispondere alle parole e cominciare invece a vedere i nostri fratelli con gli occhi di Gesù. Dobbiamo guardare con gli occhi di Gesù, perché con la grazia con la quale noi viviamo, la grazia che ci è stata data, dobbiamo riversarla verso il nostro fratello. Dobbiamo guardare i fratelli con gli occhiali del Signore. I nostri occhi non bastano. I nostri occhi non bastano, perdiamo la vista. Ma la parola di Dio davanti ai nostri occhi sono i nostri occhiali. E se noi guardiamo il nostro fratello con gli occhiali del Signore, sprigioneremo la vita di Cristo. E se viviamo nella grazia, cari fratelli, lo dico per me, se tu Romolo vivi nella grazia, non farai fatica a vedere nel fratello Cristo, perché colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo. E noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. Cristo dentro di noi ci fortifica. E la grazia, l'abbiamo detto anche l'altra volta, è anche attesa. Se qualcuno di noi sta aspettando delle risposte, lo vedremo presto, c'è stato chi ha aspettato risposte, ha vissuto nella fede e nella grazia e ha avuto la risposta, perché dice Isaia, nell'attesa c'è grazia, il Signore ha i suoi tempi, il Signore ha i suoi modi. Allora quello che dico per me, viviamo nella grazia. La vita cristiana diventa molto più facile. La vita cristiana diventa una vita di pace, gioia, tranquillità, serenità, nonostante tutto. E nonostante tutto canteremo. Viviamo nella grazia, vediamo il fratello come lo vede il Signore, rispettiamolo come lo rispetta il Signore, giudichiamolo superiore a noi stessi. Superiore a noi stessi. E diciamo del fratello quello che direbbe il Signore di lui. Diciamo del fratello ciò che dice il Signore, cioè cose buone, amabili, rispettose, anche senza merito, perché il Signore ci mantiene nella grazia, ci ama senza merito. Vogliamo proprio dire: Signore, grazie, perché la grazia veramente non è quella coperta che copre tutto, ma è quella coperta che ci viene data
che ci copre se rimaniamo sotto la protezione del Signore nella vite, che è Cristo Gesù. Noi siamo i tracci. Che il Signore, Dio ci ha già benedetto di grandi benedizioni, io chiedo al Signore che questa parola entri in me, entri nel mio cuore e che la metta in pratica soprattutto. Perché se rimane come un bel ritornello non conta nulla, ma se messa in pratica porterà frutto in ognuno di noi e cresceremo e questa comunità crescerà in grazia, di gloria in gloria, secondo quello che dice il Signore Gesù. Vogliamo alzarci? Ringraziamo il Signore, poi ci saranno alcune testimonianze, daremo alcuni avvisi. Signore, ti vogliamo ringraziare, benedire e lodare, Signore Gesù, e ti chiediamo che questa parola che tu hai voluto dispensarci entri nel nostro cuore, ma soprattutto, Signore Gesù, che la mettiamo in pratica. Te lo chiediamo, Signore Gesù, nel tuo nome e ti confessiamo che noi non possiamo, ma tu puoi. Noi non siamo capaci, ma tu puoi, Signore Gesù. Dacci tu la forza, Signore Gesù. Sii tu con noi, Signore Gesù. Cambia la nostra mente. Fa che amiamo le potature, perché assieme alle potature arriveranno i frutti nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli. E tutto il popolo di Dio dice Amen. Amen.